Conosco Francesca sul treno qualche mese fa. Scatta subito della simpatia e quando scopre che collaboro con un'associazione dei consumatori mi racconta la sua storia. Francesca e Stefano si sono conosciuti al liceo. Lei, una brava studentessa. Lui, irrequieto, ribelle, intelligente. A 17 anni si fidanzano. Finiscono il liceo, vanno all'università, si laureano, trovano un lavoro. A un certo punto, un giorno, al mare, inaspettatamente, Stefano le chiede di sposarla. Vanno a vivere in città, in una casa d'affitto. Mettono da parte dei soldi e una sera, con gli amici, si raccontano i propri sogni. Uno dice: vorrei diventare uno scrittore importante. L'altro dice: vorrei comprare un B&B. L'altro ancora: io vorrei vincere al Superenalotto, andare a vivere a Formentera e stare tutto il giorno con un costume di paglia. Noi vorremmo comprare la casa dei nostri sogni. La casa. Una casa piena di sole, col verde intorno, l'altalena, l'amaca. Una casa isolata. Un giorno vedono l'annuncio sul giornale. Stavano vendendo delle villette a schiera fuori Roma. C'è il numero di telefono, chiamano. Risponde una persona socievole. Gli fissa una visita. Vanno. La persona che li accoglie è di mezza età, disponibile, gentile. Vedono il posto, la zona è giusta, il prezzo è anche. Guardano la casa, il soggiorno. Lì ci vedo la cucina, aperta però. Lì la camera da letto. Lì una stanza dove mettere il pianoforte e poi c'è anche un'altra cameretta. Magari un domani cresce la famiglia. L'accompagnatore nota l'interesse e fa subito presente che c'è un'altra coppia che vorrebbe acquistarla. Ecco, il sogno sta per sfumare. Ma l'accompagnatore tira fuori dalla tasca un modulo, lo compila e lo consegna a Francesca e Stefano. Loro lo guardano. È scritto fitto, fitto, pararamaico. Che fare? Vi siete mai trovati in questa situazione? Ve l'hanno raccontata? Come va a finire? Francesca e Stefano prendono 3 giorni. Gli chiedono di aspettare. In fondo, l'altalena e l'amaca possono aspettare anche 3 giorni. Ma perché Francesca ha chiesto 3 giorni? Perché si è ricordata che un giorno un suo amico avvocato, gli ha detto: mi raccomando, non firmare mai nessun impegno, perché poi è difficile tornare indietro. Mi presento. Sono Laila Perciballi, un avvocato, anche referente di un'associazione dei consumatori. Noi tutti abbiamo un sogno. Il sogno più grande è la casa. Anch'io, quando ero ragazza, ho sognato la mia casa e mio padre mi ha aiutato. Ringrazio ancora mio padre. Che cosa mi diceva mio padre? Mi raccomando, non avere fretta. La fretta è una cattiva consigliera. Sai quante norme ci sono dietro una casa? Norme tributarie, norme civili, norme penali, norme amministrative. Insomma, bisogna davvero stare attenti. Quando ci si innamora di una casa è come quando ci si innamora del proprio uomo o della propria donna. Si perde un po' la bussola, si è inebriati, ubriachi. E voi? Andreste mai in giro da ubriachi? Sicuramente no. Se dovete andare ad una festa e pensate di poter bere un po' di più, certamente vi mettete d'accordo con un guidatore lucido che vi riaccompagnerà a casa senza smarrirvi, senza mettervi in pericolo. E allora, anche per la casa, bisogna affidarsi a un professionista esperto,
il professionista che vi accompagna alla realizzazione del vostro sogno. Perché? Come fare? Bisogna fare un preliminare o un compromesso. Qual è il preliminare? Entrambe le parti si impegnano, sia l'acquirente e sia il compratore. Il destino di una casa è dato da come ha fatto il preliminare. Gli sono indicati i termini, il prezzo, le modalità di pagamento. Tutto è indicato nel preliminare e si differenzia dalla proposta d'acquisto, perché nell'una si obbliga soltanto l'acquirente, che mette a disposizione una somma di denaro, e il venditore è libero di fare quel che vuole. Nel compromesso, invece, no. Entrambe le parti si assumono degli obblighi. Ebbene, se proprio non si può fare a meno di fare la proposta d'acquisto, allora possiamo tranquillamente utilizzare delle accortezze. O diamo un termine molto breve e poi dare una caparra minima, così, male che vada, si perde poco denaro. E in ogni caso, avendo un termine breve, il venditore dovrà decidere in fretta. E poi si può mettere d'accordo e fare un nuovo preliminare in cui si individuano meglio le cose da scrivere. Ma il preliminare ci serve proprio da tutto? No. È possibile che il venditore possa iscrivere ipoteca sul proprio immobile o possa venderlo a qualcun altro. In quel caso l'acquirente ha solo diritto al risarcimento del danno. E si può fare qualcosa per evitare questo? Per evitarlo, si può dar luogo alla trascrizione nei registri immobiliari del preliminare. E chi lo fa? Lo fa il notaio. Ecco, che cosa deve contenere un preliminare? La prima cosa da vedere è se il venditore può effettivamente vendere l'immobile. Perché è possibile che il venditore non possa farlo? Certo, bisogna verificare se il venditore è l'effettivo titolare. E per fare questo è necessario risalire di vendita in vendita nei 20 anni precedenti l'acquisto dell'immobile. Solo così si può essere sicuri. E poi? Cos'altro va indicato nel preliminare? Va indicato l'immobile e quindi va descritto. Bisogna indicare la via, il civico, il piano, i metri quadrati, i dati catastali. E poi? E poi? E poi? Quante domande, quante cose da sapere. Bisognerebbe fare altri talk, oppure studiare tanto, o meglio, affidarsi al professionista esperto. Certo, sarebbe bello. Ho visto la casa dei miei sogni. Mi è piaciuta, ho conosciuto il proprietario, ci siamo scambiati la mano e poco dopo il trasloco. È fatta. Beh, non è così. Bisogna affidarsi a un professionista esperto per non perdere la bussola. E quindi, mi raccomando, utilizzate tutte le accortezze. E ancora grazie.